Siamo qui con Alessandro Pissone, tecnico degli allievi regionali dell'Aldini. Mister, 2 giorni al giorno X, come vi state preparando e quali sono le sensazioni? Ma allora, le sensazioni sono ottime perché siamo giunti a un traguardo estremamente importante per l'Aldini, per mantenere quello che è la sua tradizione e per come siamo partiti. È un traguardo che non molti si aspettavano, quindi è un doppio risultato, è un traguardo importantissimo che voglio dividere già con la mia squadra, perché abbiamo fatto un grande lavoro, hanno fatto un grande lavoro. Ci stiamo preparando bene perché incontriamo un'ottima squadra che avevamo già l'anno scorso in campionato, che quindi conosciamo, sappiamo i loro pregi, è una squadra che sviluppa molto bene il gioco e quindi niente, siamo pronti, mancano 2 giorni e non vediamo l'ora di giocare. Ecco, un traguardo effettivamente quasi a sorpresa, insomma, è stato un inizio di stagione difficile. Che cosa è cambiato poi nella squadra? È un cambiamento psicologico, un cambiamento tecnico, tattico? Un cambiamento psicologico perché io non ho mai messo in dubbio le qualità tecnico-tattiche della squadra e ho cercato di farlo capire bene ai ragazzi. Io sono sempre stato convinto che avessero le potenzialità per arrivare in fondo. E così hanno dimostrato, quindi un merito incredibile ai ragazzi, perché il merito va solo a loro. E quindi niente, come ti ripeto, inaspettato forse per chi ci ha visto a inizio campionato, non per chi è stato a contatto con la squadra dall'inizio del campionato. Sono estremamente orgoglioso, ma non è finita, non vedo l'ora che arrivi la partita. Spero che sia un'ottima partita, una bella partita, soprattutto per quelli che verranno a vedere la partita, una partita di calcio. Cerchiamo sia noi che loro di giocare a calcio, quindi spero che venga fuori un'ottima partita. Una partita che dovrà affrontare senza 3 titolari importanti, Battistella, Bianchi e Iso, squalificati. Avete già un'idea di come schierare e rimodulare la squadra in base a queste assenze, che comunque penso siano abbastanza pesanti, soprattutto le 2 centrali di difesa? Allora, sono giocatori che hanno giocato per gran parte del campionato, tutti e 3, quindi sono giocatori importanti, ma credimi quando te lo dico, io lo ripeto dall'inizio del campionato, io ho in mano una rosa dove 22 giocatori messi in qualsiasi altra squadra del campionato si giocherebbero posto da titolare. Quindi io come tecnico sono molto fortunato. Mancano 3 giocatori, giocano gli altri 3. Non è un problema per me, e non lo deve essere e non lo è neanche per i giocatori. Quindi chi entra in campo con un unico obiettivo: veste la maglia dell'Aldini e deve portare a casa il risultato. Ecco, un'ultima parola insomma sul vostro giocatore forse più decisivo, soprattutto nelle ultime partite, classe 97, Galtarossa. Un sottoetà in un gruppo di 96 in una finale può sentire la pressione di un impegno, oppure sarà comunque all'altezza della situazione? Guarda, è con noi dall'inizio dell'anno, è cresciuto molto. Dall'inizio io credo che possa stare dentro a questo gruppo. Abbiamo 6 punte, compresi Cataldo e Busà, Giuffrida, Rizzo, Cagnotto. Abbiamo 6 giocatori di livello. Si è ritagliato il suo spazio, sempre più importante. Ho cercato di far giocare tutti il più possibile, perché ripeto, sono tutti all'altezza, quindi chi gioca sabato è perché merita di giocare, è perché fa parte dell'11, anzi fa parte dei 22 dell'Aldini che sono in finale del titolo lombardo, e quindi
sicuramente farà il suo lavoro. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. Siamo qui con Giuseppe Ravasio, tecnico del Cimiano Allievi. Mister, mancano 2 giorni alla finale. Ripercorriamo un attimo le tappe di questa stagione, una stagione direi dominata nel girone D. Sì, in effetti siamo riusciti a riconfermare la nostra prima posizione della scorsa stagione e ci apprestiamo a affrontare queste partite. Siamo usciti vincitori anche dai quarti e dalle semifinali contro, tra l'altro, in semifinale una squadra che era arrivata terza nel nostro raggruppamento girone, per confermare quanto non era poi così facile il nostro girone. E adesso mancano 2 giorni a questa finale, siamo tutti motivati, siamo tutti molto carichi, questo lo dico perché leggo nei ragazzi la voglia di rifarsi dalla finale persa l'anno scorso, per svariati motivi, per meriti avversari e per demeriti nostri. Ecco, infatti torniamo all'anno scorso, una finale di Coppa Lombardia persa 2-0 con l'Alzano Cene, con cui vi siete vendicati ai quarti di finale eliminando la squadra di Parmegiani. Che differenza ha trovato rispetto appunto alla finale di Coppa Lombardia? Ma semplicemente quest'anno l'Alzano Cene a grandi linee era la stessa della passata stagione, una squadra con un'organizzazione di gioco, degli elementi con della tecnica notevole, determinazione notevole. Noi l'anno scorso però siamo arrivati un po' rimaneggiati, avevamo tra squalificati e infortuni, mister compreso, eravamo ad assistere sulle tribune. Per nulla togliere a chi ha preso il posto di questi ragazzi, però ci siamo dovuti inventare una partita praticamente per la prima volta, inventarsi una squadra. Però merito a loro, perché sicuramente non hanno demeritato, hanno dimostrato in quella partita lì di essere più forti, e quando si arriva in fondo vuol dire che si è forti. Quest'anno siamo riusciti a vendicarci, poteva essere una partita con un risultato diverso, perché abbiamo preso gol su autorete agli ultimi secondi di recupero, abbiamo fallito numerose occasioni, però diciamo che è stata anche una bella spinta motivazionale, rincontrare subito l'Alzano Cene ci ha dato la voglia di rifarci e di andare avanti. Ecco, invece per quanto riguarda la finale, problemi di formazione nessuno, il gruppo al completo. Sì, quest'anno arriviamo, già non è facile arrivare ancora alla seconda finale consecutiva, però riusciamo ad arrivarci al gran completo. Siamo tutti a posto, nessuna defezione per infortunio, per squalifica, per altro, e ce la giocheremo. So che gli avversari, l'Aldini, ha delle defezioni importanti, però sono sicuro che anche loro, come noi, avranno dei validi sostituti, perché stiamo parlando di 2 squadre che arrivano a giocarsi una finale regionale. Ecco, la pressione magari di poter portare un titolo regionale, che qui al Cimiano insomma manca da un po' di anni, una pressione che però penso si possa anche tramutare in grande soddisfazione, in grande orgoglio. Ma sicuramente siamo soddisfatti, la società è soddisfatta dell'andamento di queste 2 stagioni, perché faccio la somma delle 2 stagioni con questa squadra, sono molto soddisfatti, sono molto soddisfatto, e come ho detto ai ragazzi sicuramente non sarà questa partita, certo importantissima, tutti la vogliono vincere, ma non sarà sicuramente la vittoria o la sconfitta in questa partita a sminuire tutto quello che hanno fatto in questi 2 anni questi ragazzi. Ecco. La Coppa la vogliamo portare a casa, sicuramente. Infatti un augurio comunque che sia una finale all'insegna del... Ma che sia una finale, che sia una bella partita, questo ci tengo, mi piacerebbe che fosse comunque una bella partita, giocata bene da entrambe le squadre, dopo se saremo noi vincitori gioiremo, se saranno loro i vincitori non faremo altro che fare complimenti e accettare la sconfitta, tutto qui. Siamo sul campo dell'Aldini con Thomas Cataldo, capitano dei 96, che questo sabato si giocheranno il titolo lombardo contro il Cimiano. Allora Thomas, tu che insomma dello spogliatoio sei il capitano, ci puoi dire com'è stato l'avvicinamento a questa partita, quali sono i vostri stati d'animo nei giorni decisivi prima di questa gara?
Siamo molto carichi, anche perché queste partite, semifinali, quarti, comunque queste gare riavvicinano molto il gruppo e quindi arriviamo molto carichi alla finale. Quest'anno la stagione è partita in sordina, diciamo anche sotto quelle che potevano essere le vostre aspettative per questo campionato, poi c'è stata una grande crescita psicologica e di gioco, avete finito il girone secondi e poi questo grandissimo exploit ai playoff e alle fasi finali che vi ha portato fino in finale. Quali credi che siano stati i fattori che hanno determinato questa grande crescita? Siamo stati bravi a seguire sempre il mister, anche dopo le prime partite che comunque andavano male, e il mister appunto è stato bravo a tenerci uniti e abbiamo incominciato a giocare meglio e poi sono arrivati anche i risultati. E quindi abbiamo raddrizzato una stagione che si è messa male all'inizio. In vista di sabato avete una situazione disciplinare che potremmo definire preoccupante, nel senso che vi mancano due difensori centrali, Battistelle Bianchi e Iso a centrocampo. Credi che questo peserà sulla finale? Confidi nella forza di chi li sostituirà? No, beh, sicuramente soprattutto i due centrali sono davvero importanti per noi, soprattutto nelle palle alte, però ci sono dei sostituti all'altezza, quindi non faranno pesare queste assenze sicuramente. Per chiudere ti chiedo quale sarà il vostro punto di forza nella finale di sabato? Ma penso che come sempre in queste partite, la squadra, il gruppo, vinceremo appunto tutti insieme, spero, come è stata tutte queste partite di finale. Buonasera amici di Sprint Sport, siamo sul campo del Cimiano con Marco Capano, capitano degli Allievi 96, che sabato disputerà la finale regionale contro l'Aldini. Allora Marco, una finale ovviamente importantissima, tutta una stagione che lavorate per questo momento. Com'è lo stato d'animo durante la marcia d'avvicinamento a questa partita? Siamo sicuramente carichi, stiamo preparando bene per questa finale che è la nostra seconda consecutiva e siamo anche un po' tesi, proprio non sia normale. La seconda consecutiva, ci ricordiamo dell'anno scorso quando contro l'Alzanocene qualcosa andò storto, avete capito cosa? Avete capito cosa, su cosa c'era da lavorare, cosa c'era da cambiare? L'anno scorso era la nostra prima finale e non eravamo pronti secondo me mentalmente e dovevamo giocare un po' di più sul fattore mentale infatti. E siete cresciuti da questo punto di vista quest'anno? Sì, molto. Siamo, forse anche essendo la seconda finale, penso siamo più abituati e quindi riusciremo a giocarla meglio. Quale credi che sarà il vostro punto di forza, il vostro asso nella manica sabato? Senza dubbio la velocità, infatti cercheremo di verticalizzare con le tre attaccanti veloci e andare in porta superando la difesa in velocità appunto. Grazie Marco, in bocca al lupo per la finale. Grazie a te.